recentemente ho deciso di girare uno dei video forse tra i più richiesti ed è il video su come accelerare il metabolismo. Come sapete, non sono un medico, una nutrizionista, un personal trainer o qualcuno che comunque ha studiato queste materie, quindi io vi do la mia esperienza, vi dico quello che ho studiato su libri, internet, eccetera, e vi dico la mia opinione. Quindi iniziamo con la definizione di metabolismo. Che cos'è questo fantomatico metabolismo? Il metabolismo è semplicemente il processo di trasformazione di cibo in energia. Il metabolismo energetico si divide in due fasi: la fase catabolica, che è la fase di demolizione, cioè dove ad esempio il cibo viene distrutto e convertito in vitamine e nutrienti per il nostro corpo, e poi la fase anabolica, che ha il compito di immagazzinare energia affinché ne riservi abbastanza per il nostro organismo per funzionare. Quindi possiamo definire il metabolismo come un processo di demolizione a energia. Quindi perché c'è questa voglia di aumentare il metabolismo? Quindi aumentare questo processo, quindi aumentare la velocità dal momento in cui si ingurgita il cibo e viene distrutto al fatto che viene prodotta energia per il nostro corpo? Perché più velocemente questo accade, meno tempo ha il nostro corpo per immagazzinare quello che viene introdotto come riserva per eventuali carenze future, e viene immagazzinato sotto forma di grasso. Quindi più veloce questo processo accade, meno tempo ha il nostro corpo per farlo. Quindi un metabolismo lento comporta il fatto che il nostro corpo riesce a immagazzinare quello che passa, se lo prende e se lo porta a casa, mentre se è veloce non ha abbastanza tempo. Diciamo, questa è la spiegazione un po' più easy. Tutti abbiamo metabolismi diversi, dipendono dalla nostra genetica, dipendono dal sesso, dipendono dall'età e dipendono dagli ormoni. Gli ormoni giocano un ruolo fondamentale nel nostro metabolismo, però tutti abbiamo un metabolismo basale. Il metabolismo basale è l'energia necessaria alla sopravvivenza. Quindi se io passo tutta una giornata sul divano, io comunque seduta a riposo brucio calorie o comunque consumo energia, perché il mio corpo sta funzionando, gli organi hanno bisogno di energia per funzionare, tutto il nostro corpo ha bisogno di energia per funzionare, questo viene dato dal cibo. Quindi esiste una base minimo sotto la quale, se andiamo, i nostri organi non funzionano, comunque non ricevono il giusto apporto energetico per funzionare, sotto la quale non bisogna mai andare. Quindi bisogna sempre lavorare sopra questa quantità metabolismo basale. Potete calcolare o comunque sapere il vostro metabolismo basale andando da un medico che vi fa diversi calcoli, magari più specifici, però magari potete anche trovarlo su piattaforme online, ma io non mi fiderei molto di quelle perché non sono fatte ad hoc. Quindi adesso andiamo al sodo, dopo aver fatto un po' di teoria. Allora, consiglio numero 1, bere tanto tè verde. Consiglio numero 2, bere la mattina acqua e limone. Consiglio numero 3, assumere quei cibi superfoods che proprio boost e spaccano il metabolismo. Scherzavo! Iniziamo con quelli seri. Questi sono tutti i consigli che io baso sulla mia esperienza di come io sono riuscita ad aumentare il mio metabolismo. Allora, primo è seguire una dieta equilibrata, una dieta ricca di carboidrati, grassi buoni e proteine e fibre. Soprattutto, in particolare, proteine e grassi buoni. Le fibre sono ad esempio frutta, verdura e nuts and seeds, quindi noci e semi, e servono molto per tenerci sazi, pieni più a lungo, e rallentare l'assunzione di zuccheri, perché insieme a una dieta equilibrata bisogna anche limitare gli zuccheri. Un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di costruire massa magra, costruire muscoli. La massa muscolare, i muscoli, bruciano più calorie che la massa grassa, il grasso, perché richiedono più energia, più calorie a riposo per poter funzionare. Quindi se io aumento di 5 kg la mia massa magra, la mia massa muscolare, posso aumentare di 500 calorie il mio metabolismo basale. Una cosa che ha totalmente stravolto il mio metabolismo è stato cambiare tipo di allenamento cardio, passare da un allenamento cardio a lungo tempo, quindi tipo 40 minuti sul tapis roulant, a un allenamento magari più breve, però ad alta intensità, quindi un allenamento HIIT, ve ne ho parlato spesso. È stato provato scientificamente che
anche dopo, alla fine dell'allenamento di HIIT, o comunque un allenamento ad alta intensità, si continuano a bruciare più calorie rispetto a un allenamento a bassa intensità ma lungo. Inoltre l'allenamento ad alta intensità stimola l'ormone della crescita e quindi si invecchia più lentamente, mentre un lungo allenamento di cardio a bassa intensità aumenta il cortisolo. E il cortisolo causa un invecchiamento più veloce e quindi il rallentamento a lungo termine del metabolismo. Sempre discorso cortisolo, così rimaniamo in tema, il cortisolo è un po' il nemico del fitness. Diciamo che viene stimolato non solo in questo frangente, ma anche quando si dorme poco oppure quando si prova tanto stress. Il cortisolo aumenta e anche molti altri ormoni sono influenzati. E quindi quando si dorme poco si è vittima di forte stress, il nostro metabolismo rallenta e smette di collaborare. Quindi il mio consiglio è cercare di dormire 8 ore almeno, è difficile, anche per me è molto difficile, ma soprattutto cercare di limitare lo stress emotivo, magari imponendoselo, quindi magari dicendosi stai tranquillo, non ti preoccupare, oppure cercando di fare o introdurre nella propria routine cose che ci fanno stare bene, ad esempio fare una passeggiata, uscire. A me ad esempio mi aiuta tanto ad allenarmi, stare con Jimmy. E insomma, è proprio vero che in questo caso prendersela, come si suol dire, scialla, aiuta davvero. Ultimo consiglio che mi sento di darvi, che a me ha stravolto totalmente il metabolismo, la vita e tutto, è mangiare più frequentemente. Su questo sentirete tantissime cose, sentirete persone che vi diranno no, non c'è bisogno, puoi mangiare tutte le tue calorie in 5 minuti, in un pasto, e altri che vi diranno il contrario. Personalmente io sono più per il secondo, cioè io mangio ogni 3 ore più o meno. Lo faccio perché in questo modo, uno, vario tantissimo i gusti, i sapori, le cose che mangio. Io in un giorno mangio tantissime cose diverse e mi piace perché non mi sento costretta, cioè se io ad esempio ho voglia di un uovo, mangio un uovo, non dico però vorrei anche l'altro, però solo un pasto, quindi sai, l'uovo con la scamorza non ci sta poi tanto bene, magari ci sta benissimo, lo so, ho fatto un esempio a caso. Quindi questo mi aiuta anche a variare i gusti, ma soprattutto ho sentito tantissimi benefici nel mangiare più spesso, perché tipo è come se noi dessimo un continuo input al nostro metabolismo e gli dicessimo adesso ti do questo. Allora il metabolismo incomincia a macinare e il nostro corpo dice ma chissà, me lo potrei prendere questo, mettere da parte, perché chissà quando poi mi ridai qualcos'altro. E nel mentre che decide, io gli do altro cibo, allora dice no, lasciamo perdere questo, andiamo sull'altro. Ed è un continuo dare e il nostro corpo che dice aspetta che me lo prendo, no dai aspettiamo il prossimo. È una cavolata, però diciamo, non funziona così ovviamente, però questo è quello che mi sembra che succeda. E quindi sembra che quasi il mio corpo non abbia il tempo di prendersi il cibo per conservarlo sotto forma di grasso o comunque per metterlo a riserva. Basta, questi sono i miei 5 consigli per aumentare il metabolismo. Sono tutti basati sulla mia esperienza, quindi spero che vi siano utili e spero che questo video vi sia stato utile. Scusate se c'è stato qualche intoppo, ma la fotocamera continua a lampeggiare la batteria che si sta scaricando, quindi io in fretta e furia vi saluto. Grazie per avermi ascoltato, spero che vi sia piaciuto. Ciao! Scusate questo repentino cambio di look e tutto, è anche giornata in realtà, ma mentre editavo questo video mi sono accorta che ho dimenticato di dire una cosa fondamentale, quindi ho pensato che non potevo pubblicare questo video senza dirlo. Quindi non penso che vi dispiaccia se adesso ve lo dico vestite diversamente. Comunque, la cosa fondamentale che ha davvero stravolto il mio metabolismo è stato il ricominciare a mangiare. Io ero arrivata a mangiare sotto il mio fabbisogno calorico giornaliero, quindi sotto il mio BMR e tutto, io mangiavo circa 500 calorie al giorno e questo è in nessun modo funzionale per far sì che il mio corpo e i miei organi funzionino. E infatti il mio corpo era andato in, io lo chiamo shut mode, quindi si era completamente chiuso a riccio al fine di preservare qualunque dispendio energetico per far sì che l'energia, quella poca che gli davo durante il giorno, andasse soltanto a far funzionare gli organi. Quindi il mio metabolismo si era praticamente fermato. E infatti io, pur mangiando 500 calorie al giorno,
ero arrivata a un punto in cui non dimagrivo più, perché il mio corpo non funzionava, il mio metabolismo non funzionava, era tutto statico. Sono riuscita poi a riattivare il mio metabolismo ricominciando a mangiare piano, molto piano, rimettendo piano piano tutti i macronutrienti, sempre aumentando le dosi. Questa è stata la mia reverse diet, ve ne ho parlato in altri video, e nel tempo sono riuscita a riattivare il mio metabolismo, tanto che adesso io macino con circa, ho fatto il conto recentemente, 2400 calorie al giorno. Ovviamente questo varia da giorno a giorno perché mangio intuitivamente, e per dimagrire, comunque per perdere peso, mi basterebbe diminuire le calorie, il mio introito giornaliero, a 2000, 2002. Quindi diciamo che ho talmente riattivato il mio metabolismo che adesso macina con tantissime calorie e non mi fa prendere peso, non mi fa prendere grasso, perché continua a lavorare in continuo movimento. Ok, adesso penso davvero di averle detto tutte. Spero di non dover fare un altro cambio di outfit, neanche fosse un programma televisivo. E basta, io vi saluto. Ciao, ciao, basta, ciao.